Ciao a tutti, Captain Futuro Blog numero 3. Grazie a tutti quanti i ragazzi che stanno facendo il possibile per partecipare al contest. Qualcuno dice: ah, guarda, mi pagano tra un paio di settimane, posso partecipare? Non c'è problema, ragazzi. Il contest è stato pensato per durare un mese e mezzo, anche perché vorrei da parte di tutti che ci sia la preparazione di una traccia il più potente possibile in base alle proprie possibilità, ovviamente. E in base al momento, in base a tutto, però vorrei sentire gente che si impegna, che spacca. E poi un'altra cosa che mi sta chiedendo qualcuno, effettivamente non avevo pensato questa opportunità, però mi dice: ah, noi siamo in gruppo, possiamo comprare un solo beat tape. E mi spiace, ma bisogna che ogni partecipante del gruppo compri il beat tape, ognuno delle persone che rappa. E, grazie ovviamente per fare questo. Da parte mia verrà data attenzione a tutti, quindi a maggior ragione mi serve che tutti quanti supportino l'iniziativa. Oltretutto, a me fa molto piacere che partecipano anche dei gruppi. Perché? Perché in realtà viviamo in un'epoca in cui le crew sono diminuite e è aumentata insomma il tipo di progetti singoli. Io sinceramente, esatto, non è che penso neanche che una crew deve essere un limite, uno può partecipare singolarmente o con la crew, deve essere libero di farlo e deve fare la cosa che gli piace di più. Se una crew vuole partecipare, secondo me è un bel esempio, ognuno, diciamo, paga la sua consumazione e tutti assieme hanno un tavolo ben servito, anche perché, ripeto, c'è in ballo la possibilità di vincere un intero album di 10 tracce prodotto da Captain Futuro, che è il nome d'arte di ESA quando produce i beat avanguardistici basati sul campionamento. Poi ritorneremo anche sul fatto perché mi piace fare le cose fatte col campionamento, lo racconteremo, ne parleremo per me, per tutti i producer che amano questo tipo di produzione, perché è importante, ha una grossa valenza culturale, ma lo spieghiamo un'altra volta. Grazie a tutti per l'attenzione. Ricordo a chi invece magari è un po' più alle prime armi, vuole migliorarsi, quindi magari non si sente di partecipare al contest, ma vuole fare un percorso per imparare meglio il rap o imparare meglio la produzione, che appunto ho avviato un progetto che si chiama Vera Scuola. Questa Vera Scuola permette a persone che hanno voglia di imparare con me, e ovviamente utilizzando internet, utilizzando il canale a nostra disposizione per l'insegnamento in questo momento. Ed è una cosa positiva perché mi permette di insegnare non solo a gente di Milano, che è la città dove vivo, ma anche di insegnare a chiunque, dovunque voi siate, vogliate approfittare del vostro tempo libero per fare qualcosa di bello per crescere nella musica e nella cultura hip hop. Grazie mille, Captain Futuro Rap Contest 2020, ragazzi. Grazie a tutti quelli che supportano. Solo amore, Ezekiel, presidente, a.k.a. Captain Futuro, baby, one love.